Amici sportivi, buon pomeriggio, siamo allo stadio Miramare di Manfredonia, dove oggi 23 luglio 2017 si disputa la finale del torneo Over 35 organizzato dalla WISP. Commento della partita, telecronaca di Giovanni Nissanti, commento tecnico a cura di Antonio Castriotta. Buonasera Antonio. Ciao, allora, Giovanni. Una disamina di questo torneo Over 35, tu che hai visto quasi tutte le partite, non sicuramente tutte le partite, ci puoi dire se sono le due formazioni che più meritavano questa finale oggi? Beh, certamente Mille Motivi è tra le squadre più accreditate a disputarsi questa finale del torneo Over 35 qui a Manfredonia. Un po' di amaro in bocca invece è rimasta a Risparmio Casa, che diciamo vincitrice della scorsa edizione di questo torneo, che ha comunque purtroppo perso in semifinale contro proprio la squadra, la Farmacia De Cristoforo, a seguito di una partita rocambolesca dove in effetti Risparmio Casa ha avuto tantissime occasioni per far proprio l'incontro. Invece dopo il vantaggio iniziale del pareggio della Farmacia De Cristoforo si è arrivato ai supplementari, e ai supplementari vi è stato poi il sigillo di Caiaffa da parte della Farmacia De Cristoforo, che ha quindi portato in finale la Farmacia De Cristoforo, che era probabilmente tra le squadre meno accreditate, però ha fatto un ottimo lavoro grazie anche all'aiuto di mister Grasso, che diciamo è riuscito a mettere in campo una squadra arrembante, una squadra che è riuscita a coprire bene gli spazi a Risparmio Casa, ma vi erano anche delle defezioni importanti, e quindi oggi noi assistiamo a questo incontro che vedrà quindi affrontarsi Mille Motivi contro Farmacia De Cristoforo. Vogliamo ricordare che le due formazioni scendono in campo con la casacca bianco-rossa per quanto concerne la squadra dei Mille Motivi, mentre per quanto riguarda la formazione della Farmacia De Cristoforo il completo è completamente nero. Ma la cosa più importante da ricordare oggi è un saluto che dobbiamo fare a un grande amico che sicuramente oggi ci sta vedendo via streaming, e cioè a Dino Della Torre. Ciao Dino, siamo tutti con te, e tutte e due le formazioni oggi hanno una bellissima maglietta dove sta scritto "Forza Dino, vinciamo la partita più importante". Non è un messaggio d'amore, forse qualcosa in più di un messaggio d'amore per Dino Della Torre, Antonio? Sì, certamente sì, tra l'altro Dino era inserito nelle liste di Mille Motivi e quindi oggi avrebbe potuto partecipare a questo incontro, ma sappiamo benissimo per nei noti problemi di salute oggi non è potuto essere presente. Però sappiamo anche che Dino è un grandissimo leone e noi confidiamo nel fatto che debba continuare ancora a ruggire per molto tempo. Quindi Dino, noi ti facciamo veramente un affettuoso in bocca al lupo, e quindi cerca di star bene e di tornare quanto prima qui sugli spalti dello stadio di Miramare. Perfetto, allora vogliamo ricordare quali sono le due formazioni che oggi scendono in campo. La formazione della Farmacia De Cristoforo schiera Bruno, Triscioglio, Croce, Carbonelli, Brigida, M, Caiaffa, D'Angelo, Rizzelli, Iacoviello, Lauriola, Corridore, Iaconeta, Iaccarino, Ciuffreda, La Bellarte, poi c'è Bertozzi, La Ricchiuta, Colavita e Brigida Raffaele. Per quanto concerne invece la formazione di Mille Motivi, Valente, Cotrufo, Pepe, Mantuano, Caracciolo, Zerulo, Francesco, Catalano, Zerulo, Raffaele, La Torre, Giuseppe, D'Ambrosio, Mendolicchio, poi abbiamo Salice, Sandro, Farfalletta, La Forgia, Lorenzo, Balsamo, Giacomo e Alvaro Antonio. L'abito dell'incontro è il signor Giuseppe Guerra, assistenti del direttore di gara sono primo assistente Luciano Papagna, secondo assistente Vincenzo Salvemini, mentre da quarto uomo funge il ormai onnipresente Silvestro Santoro. È una bella compagine questa della WISP, un gruppo affiatato di amici che organizza ogni anno questo torneo, non è vero Antonio? Sì, è un torneo chiaramente bellissimo che dà la possibilità a coloro che in effetti hanno appeso da un po' gli scarpini al chiodo, e quindi è un over 35, necessariamente si deve aver superato il 35esimo anno di età, e quindi dà la possibilità a tantissimi che hanno ancora a cuore questo sport bellissimo, il calcio, lo sport più seguito al mondo, di dilettarsi al termine della stagione ufficiale FIGC, quindi sul terreno di gioco del Manfredonia Calcio. È un torneo che ha tanti anni, quindi credo che ne abbia quasi 30 probabilmente. Sì,
anche se prima della WISP veniva organizzato da altre associazioni, comunque un torneo storico di Manfredonia. Quindi, dicevo, è un torneo storico di Manfredonia che ogni anno riesce comunque a ripetersi, tantissimi si iscrivono a questo torneo, è un gran lottare perché poi sostanzialmente si è amici, però poi sul campo non si diventa nemici, però c'è quell'agonismo che a volte porta i calciatori ad avere qualche eccesso, diciamo, sia nei falli che nelle reazioni contro i compagni, contro la terna arbitrale, però poi tutto a fine gara rientra nelle righe. Quindi un grandissimo complimento, quindi mi sento di complimentarmi quest'anno con il neo presidente Orazio Falcone, che ha sostituito da quest'anno sulla guida della presidenza della WISP di Manfredonia Matteo Spagnolo, una lunghissima presidenza di Matteo Spagnolo, e quindi questa è la prima presidenza di Orazio Falcone. Il torneo sta volgendo al termine senza tanti problemi e quest'anno per la prima volta il torneo è stato seguito dalle reti di Manfredonia TV sul canale canale 93 del digitale terrestre e da 20 giorni sul canale 689 del satellitare. Quindi è stata una bellissima iniziativa che è stata condivisa dalla WISP, quella di dare visibilità a questo torneo, e pertanto noi come staff di Manfredonia TV, Andrea Colaiani in regia, e noi come giornalisti abbiamo Andrea Colaiani per le riprese, e noi poi abbiamo effettuato delle interviste a fine gara, e poi ci sono stati delle trasmissioni televisive tutti i sabato parlando di spot condotte da Antonio Baldassare, su cui si è fatto il punto su quella che era stata la settimana precedente e quindi le partite che si erano svolte. Quindi questo è quanto, Giovanni. Perfetto, allora abbiamo fatto un excursus generale per quanto concerne questo torneo. Voglio ricordare che, giusto per chi ci segue, che proprio i primi anni questo torneo veniva chiamato Torneo della Canicola ed era organizzato dal nostro carissimo, ormai purtroppo non c'è più con noi, ma era l'anima di questo torneo, professor Aldo Pizzicallo, il quale oltre ad essere organizzatore del torneo era anche era l'arbitro ufficiale di questi incontri, e proprio da questi incontri del torneo della Canicola poi uscivano le giovani promesse che andavano a rinforzare la compagine del Manfredonia Calcio. Quindi un torneo antico che ha più di 60 anni ed è un torneo che ha sempre appassionato gli sportivi locali, ha sempre visto anche formazioni provenienti dalla provincia di Foggia, dalla Capitanata, proprio perché era un torneo blasonato, un torneo molto conosciuto per quanto riguarda sia la parte tecnica sia per quanto riguarda la parte spettacolare. Ricordo negli anni 70 le formazioni dei quattro boccali, del Bar Sport, del Bar Borgia, erano tutte compagini che veramente salamenavano qui al Miramare, quando invece del sintetico c'era la terra battuta. Vogliamo ricordare ai nostri amici che ci seguono da casa che per come è schierata la squadra in campo ci sono i cambi volanti, per cui improvvisamente i giocatori escono dal campo ed entrano i sostituti e le riserve, cosiddette riserve. Pertanto vogliamo ricordare che le formazioni sono cangianti proprio durante lo svolgimento della gara, che sta portando anche qualche minuto di ritardo. Dovrebbe essere il calcio di inizio alle 6.30, invece siamo alle 19 e non ancora si riesce a giocare. E peraltro, Giovanni, mi intervengo per dirti, i cambi in effetti non potevano essere che quelli, cambi volanti, perché ricordiamolo, qui c'è gente che gioca pur avendo raggiunto tra virgolette la venerante età di 56-57 anni. Sì, abbiamo... E pertanto, ad esempio, un mio carissimo amico che è in splendida forma, e quindi lo voglio citare, Vittorio Caracciolo. Vittorio credo che abbia raggiunto, se non sbaglio, 56-57 anni. E nonostante sia in splendida forma, perché è sempre stato un atleta, però comunque sia il fiato viene a mancare, quindi si rende inevitabile ricorrere ai cambi volanti, altrimenti non potrebbe essere che così, insomma. Sì, ma è anche giusto proprio dal punto di vista anche dello spettacolo, perché vedere gente poi affaticata in campo
non è certamente una cosa che aggrada alla vista, però ecco, tanto di cappello a questi giocatori che comunque si mettono in discussione, si mettono in gioco, come si suol dire, e comunque rischiano anche tanto, perché gli allenamenti non è che sono poi fatti in maniera specifica, e soprattutto la parte muscolare, soprattutto per quanto concerne gente che non gioca in maniera agonistica, è una sollecitazione molto ma molto onerosa e difficile. Voglio ricordare che tra questi calciatori presenti in campo ci sono anche tantissime vecchie glorie, e soprattutto vedo qui nella squadra di mille motivi, cioè i biancorossi, vedo D'Ambrosio, Michele D'Ambrosio, vedo Alvaro che è stato anche un calciatore importante del Manfredonia soprattutto negli anni 90, c'è La Torre, un calciatore che poteva dare tanto al calcio sifontino, è stato molto sfortunato questo ragazzo, è veramente in gamba. Poi c'è una cariatide, una bandiera della Salvemini di Manfredonia, Sandro Salice, che per anni ha giocato nella Salvemini, e come per esempio andando dall'altra parte trovo Lorenzo D'Angelo, anche lui grande calciatore del Manfredonia in un campionato 97-98 in cui c'era come allenatore il grande Caravella. Siamo partiti con la partita, Antonio, allora un pronostico secondo te prima di iniziare, come potrebbe andare a finire questa gara vedendo il tasso tecnico delle due formazioni? Beh, certamente non è semplice comunque fare un pronostico nei minuti iniziali della gara, però avendolo visto tutto quanto il torneo credo che questa partita in qualche modo possa essere vinta agevolmente dalla squadra Mille Motivi, che ha un tasso tecnico diciamo più importante rispetto alla squadra Farmacia di Cristoforo. Però le finali sono sempre finali e pertanto tutto può accadere, ci potrebbero essere delle sorprese, vedremo cosa succederà. Vogliamo vedere i due allenatori, che sono Matteo D'Arienzo per quanto riguarda Mille Motivi e Franco Grasso per quanto concerne la Farmacia del Cristoforo. Adesso c'è un'azione di La Torre che sulla destra apre per il numero 7 Catalano, pallone al centro, non viene raccolto in maniera efficace dalla formazione della Farmacia del Cristoforo, si riprende con i neri che non riescono a trovare un disimpegno opportuno, tira un bel fendente il calciatore della formazione biancorossa Farfalletta, pallone che finisce in out, e quindi si riprenderà con questo calcio d'angolo a quanto sembra. Sì, certo, vi è stata deviazione da parte del portiere. Si è fatta deviazione da parte del portiere, quindi si riprende con un calcio d'angolo a favore della formazione biancorossa che si fa subito pericolosa. E vogliamo ricordare che siamo arrivati al primo minuto e 30 secondi, quindi questa azione pericolosa è avvenuta al primo minuto e 15 secondi del primo tempo, mentre il risultato è sempre fermo sullo 0-0 tra la formazione della Farmacia De Cristoforo in maglia nera e quella di Mille Motivi in maglia bianco rossa, e questa è la finale del torneo over 35 organizzato qui al Miramare dalla formazione, anzi no, dall'associazione della WISP di Manfredonia. Antonio. Sì, sì, abbiamo visto, come ti avevo detto, avevo preventivato che subito ci sarebbe stato l'arrembaggio da parte della squadra Mille Motivi, e così in effetti è accaduto, c'è stato subito nel minuto iniziale della gara una evidente azione di attacco da parte della squadra Mille Motivi, e credo che fra un po' ne vedremo anche qualcun'altra, perché è una squadra che ha sempre giocato in attacco, è ben messa in campo, hanno un mister eccellente e pertanto ecto adesso La Torre, un crampo. Sì, c'è stato un problema fisico. E diciamo proprio prima, i problemi fisici sono tra quelli più impellenti, perché i giocatori non vengono allenati e quindi sono soggetti anche a degli strappi, considerando anche la grossa temperatura che abbiamo avuto in questi giorni, quindi la disidratazione può comportare qualche crampo in più. Antonio, di tutti i calciatori che hai visto in questo torneo, quali sono stati quelli che secondo te ti hanno impressionato, che hanno giocato meglio come fisicità, come tasso atletico, e quello che ti hanno più impressionato? Beh, direi che un calciatore che sicuramente oggi vedrai se avrà la possibilità di giocare per la Farmacia di Cristoforo è chiaramente Rizzelli, il numero 9, che ha tanto contribuito con delle prestazioni eccellenti ai risultati poi della propria squadra, ha determinato l'assist diciamo
durante i tempi supplementari per Caiaffa, che poi ha segnato il gol del 2-1 e quindi la squadra si è poi ritrovata in finale. Ma a parte lui ce ne sono stati diversi. Mi ha impressionato ancora Valerio Derrico, che dai suoi 58 anni, se non sbaglio, comunque a testa e cuore, sa ancora dettare l'ultimo passaggio, ha visione di gioco. Mendolicchio, ce ne sono stati diversi di calciatori che mi hanno positivamente impressionato. E quindi insomma, come vediamo, non sono affatto dei ultimi arrivati questi calciatori. Voglio ricordare anche Corridore, che è stato un giocatore del Manfredoni a Carino. Insomma, un bel parterre di elementi che hanno dato qualcosa al calcio locale. Siamo arrivati al quarto minuto e 16 secondi, 0-0 il risultato tra la formazione della Farmacia De Cristofaro e quella di Mille Motivi. Mille Motivi biancorossi, Farmacia De Cristofaro in completa tenuta nera. Vogliamo ricordare che questo primo tempo e secondo tempo sono al meglio di 45 minuti, quindi non c'è il tempo ridotto per quanto concerne i minuti di gara, e quindi c'è un grande dispendio fisico da parte dei calciatori delle due squadre. Adesso c'è un'impostazione di gioco da parte di Alvaro, che trova libero un compagno di squadra, il quale viene atterrato da un calciatore della formazione della Farmacia De Cristofaro. Si riprende con un calcio di punizione, siamo all'altezza della tre quarti di campo, con il calciatore del numero 18 della Farmacia De Cristofaro, che tenta un disimpegno, Giuffreda Antonio, sì, molto importante, riesce però a vanificare le velleità offensive. Si riprende con Michele D'Ambrosio, lancio lungo per Iacoviello, che riesce a recuperare il pallone che era stato rinviato dal numero 10 della formazione biancorossa. Ancora i neri che tentano, li chiamiamo gli All Black se vogliamo, della formazione capitanata da Franco Grasso. C'è ancora un fallo sul giocatore numero 10, Iacoviello, Gino Iacoviello, e si riprenderà con una punizione a favore della Farmacia De Cristofaro. Quando incide, Antonio, secondo te, anche il caldo in questo torneo alla condizione fisica? Diciamo che è una percentuale tantissimo, perché vi è un tasso di umidità elevato, oltre al fatto che viaggiamo intorno ai 34-35 gradi, quindi diventa veramente difficile respirare. E chiaramente il cuore è impegnato a disperdere il calore che si crea all'interno del corpo umano man mano che la prestanza fisica aumenta, e conseguentemente è chiaro che ci sono seri problemi per poter giocare e per potersi esprimere ai massimi livelli. Quindi è necessario poi procedere a dei cambi volanti per poter recuperare energia e forza. C'è anche un grande disperdio di sali minerali, quindi mi rendo conto che non è affatto semplice disputare questo tipo di incontro a quest'ora e con questa temperatura. Sì, allora vogliamo salutare il numero 13, il della formazione biancorossa, e cioè La Torre, Matteo La Torre, che ha giocato qualche minuto. È sempre una persona che dà tanto al calcio, soprattutto innamorato dei tornei estivi. Lui organizza sempre formazioni, Antonio, ogni anno, sì, sì, è sempre al centro dell'interesse il fatto di organizzare una squadra per quanto riguarda il torneo over 35. Ma certamente sì, infatti Giovanni sabato è stato anche ospite in TV e quindi ci ha chiaramente informato, ci ha illustrato tutta la sua carriera e tutto ciò che lui ha fatto per il calcio, per il calcio e per l'organizzazione di questa tipologia di tornei. Ecco, sarebbe buono che un elemento come Matteo La Torre fosse anche coinvolto nelle vicende del Manfredonia Calcio, visto che purtroppo abbiamo saputo da qualche giorno che ha fatto l'iscrizione al campionato, ma non sappiamo con quale compagine tecnica il Manfredonia andrà a giocare la Serie D, che secondo alcune discrezioni il girone H quest'anno vedrà le formazioni foggiani divise in l'Alto Tavoliere, che andrà a disputare il torneo insieme con le formazioni abruzzesi e molisane, mentre Manfredonia e Cerignola andranno a giocare il torneo con le formazioni campane. Dovrebbero essere all'incirca 8 formazioni campane, 7 pugliesi, e il rimanente dovrebbero essere quelle della Basilicata.
Anche questo, diciamo, è una notizia, se vogliamo, che può interessare i nostri amici. Attenzione, in questo momento c'è un Antonio, c'è fallo del numero 9, ai danni del portiere. Beh, certamente sì, credo che la valutazione fatta dall'arbitro sia sacrosanta, sia giusta, perché chiaro, il portiere era lì Valente a terra, contrastato da Rizzelli. Esattamente, ma non vi sono assolutamente gli estremi per la concessione del calcio di rigore, assolutamente no. Ecco Antonio, dal punto di vista dell'arbitraggio, che succede? Qui le espulsioni valgono, le ammonizioni valgono per il tempo del torneo o possono essere scontate anche a quei giocatori che hanno avuto un provvedimento disciplinare e che disputeranno il torneo l'anno prossimo? No, io credo che diciamo, per quanto concerne le ammonizioni e le espulsioni, al termine del torneo tutto venga meno, ovviamente sono annullate, così come in effetti è avvenuto per la fase finale. Certo, chi invece ha avuto un provvedimento di espulsione, di allontanamento per 18 mesi o altro, chiaro che non potrà partecipare. Quindi una squalifica a tempo, se vogliamo. Esattamente. Quindi viene tutto azzerato, ma chi ha avuto la squalifica a tempo? Assolutamente non no, potrà... perché c'è stato un episodio di condotta violenta perpetrata a danno di un elemento della terna arbitrale, per cui... sul comunicato è sempre stato riportato che questa persona era stato squalificato per 18 mesi e non soltanto la WISP si riservava anche di poter adire alle vie legali, esattamente. Ma secondo te, da professionista, ci sono le condizioni per fare un tipo di querela del genere? Io credo di no, cioè, nel senso che chiaro, per poter adire le vie legali ci deve essere stato un danno all'arbitro, perché l'ingiuria oramai è stata praticamente sostanzialmente derubricata. Quindi dove mai fosse stato praticamente causato un danno fisico, non so, l'arbitro ha ricevuto uno schiaffo o altro ed è un danno refertato al pronto soccorso, chiaro che poi l'arbitro ha sempre la possibilità di sporgere la querela nei termini di legge, ovviamente, ma non credo che accada mai, perché dopo tutto rientra. Rientra nel senso che le scuse possono rientrare, però la squalifica per 18 mesi resta. Perfetto, c'è un po' di nervosismo in questo momento durante la partita, è chiaro che le due formazioni non vogliono assolutamente perdere la gara. E... è una partita molto contratta, sì, molto tattica, molto giocata a centrocampo, gli spazi sono ben chiusi da entrambe le squadre, abbiamo visto due azioni praticamente... comunque partite sul filo del fuorigioco, una vanificata da Ciuffreda che ha avuto chiaramente l'opportunità di far passare in vantaggio la propria squadra, quindi la Farmacia De Cristoforo, mentre dall'altra parte c'è stato semplicemente un intervento in calcio d'angolo da parte del portiere su tiro dal limite. Sì, vediamo anche che le due formazioni tatticamente sono molto guardinghe, credo che i due allenatori stanno cercando di evitare di spendere molte energie, soprattutto nella fase iniziale, e quindi cercare di recuperare qualcosa nella fase finale del match. Bel disimpegno di Alvaro, che trova libero Farfalletta sulla sinistra per il proprio compagno di squadra, il giocatore avanza sul settore sinistro del campo, pallone per Zerulo, anche lui ex giocatore della Salvemini, promessa del calcio sipontino per Farfalletta. Siamo all'altezza del quarto di campo della formazione della biancorossa della Mille Motivi, ancora il pallone in mano a Mantuano, che però è ravvisato un fallo di Mantuano ai danni del calciatore Rizzelli della formazione della Farmacia De Crisoforo. Siamo arrivati al 12:17 secondi del primo tempo, 0-0 il risultato della finale del torneo over 35 WISP qui al Miramare di Manfredonia tra Farmacia De Crisoforo e Mille Motivi, con la formazione dei Mille Motivi in maglia biancorossa, la Farmacia De Crisoforo con la maglia nera. Ancora in avanti c'è un offside, esatto. Credo che c'erano tutti i requisiti, gli estremi di Rizzelli in questo offside. Molto preciso il secondo assistente dell'arbitro Guerra Giuseppe, no, e cioè Vincenzo Salvemini. Ancora in avanti la formazione del Mille Motivi con Zerulo, fa buona guardia su di lui la difesa della formazione in maglia nera. Ancora il numero 7 Catalano, che tenta di entrare in area di rigore, pallone sulla sinistra per il numero 11 Mendolicchio,
e ancora una volta si supera la difesa della Farmacia De Cristoforo. Un'azione molto buona, eccellente questa per quanto concerne la formazione in maglia biancorossa, però c'è subito un contropiede con Rizzelli, pallone al centro per il numero 18 della Farmacia De Cristoforo, che però non riesce, Ciuffrida, a raccogliere l'invito del proprio compagno di squadra. Antonio, una bella azione questa qui della squadra biancorossa, prima, peccato che non hanno finalizzato bene. Ah, certamente sì, però l'avevamo detto, loro pian piano studiano l'avversario, imbastiscono delle trame di gioco importanti con delle belle triangolazioni e arrivano con estrema facilità davanti al portiere. Però sto vedendo anche la Farmacia De Cristoforo che chiude bene gli spazi, e quindi purtroppo la Farmacia De Cristoforo sa bene che può pungere se gioca praticamente in contropiede, che è quello che poi ha fatto anche durante la partita contro Risparmio Casa. Sì, Matteo D'Arienzo dà delle indicazioni ai propri giocatori, soprattutto vedo che è molto coperto bene in difesa con Alvaro che fa la regia. Ancora in avanti Mantuano, il numero 4 dei biancorossi, però fa buona guardia su di lui la difesa della formazione della Farmacia De Cristoforo. Pallone al centro, il numero 3 non riesce ad agganciare Pepe, il pallone si riprende con un fallo laterale a favore della Farmacia De Cristoforo, con Gino Iacoviello sulla sfera a battere questo fallo laterale. Pallone indietro per il numero 16 D'Angelo, ancora pallone per Iacoviello, siamo sul settore destro del campo, gli sfila il pallone un buon calciatore di questa formazione che passa a Zerulo, a Farfalletta, la triangolazione era tra Farfalletta e Zerulo, ancora indietro per Michele D'Ambrosio, si disimpegna la grande su di lui e avanza in un grande terreno di gioco liberissimo Michele D'Ambrosio, però non riescono a raccogliere il pallone i propri compagni di squadra. C'è il numero 11 della Farmacia De Cristoforo, Caiaffa, che non riesce però a passare su Mantuano, il quale fa buona guardia della sfera, pallone ancora per Zerulo, sbaglia il passaggio Zerulo, riprende ancora Trisfoglio per i neri, pallone che resta alla terza da tre quarti con il calciatore del Mantuano, che però riesce a intercettare il pallone, ancora D'Angelo che riescono a recuperare il pallino del gioco con Gino Iacoviello, questa volta però che non è molto preciso nel recuperare il pallone, si riprende con Valente che rimette in gioco ancora una volta a favore della formazione biancorossa l'orchestrazione di queste trame offensive. C'è un fallo su Michele D'Ambrosio in questo momento, Antonio? Sì, sì, un fallo, diciamo, abbastanza innocuo. Sì, un fallo innocuo che comunque fa bene Giuseppe Guerra a sanzionare, perché qui bisogna comunque tenere il livello dell'agonistico molto basso per evitare poi reazioni quindi tra i calciatori, quindi benissimo ha fatto a sanzionarlo. Perfetto, si riprende con Michele D'Ambrosio, il quale dà ancora il pallone a D'Angelo che si è completamente ripreso dall'infortunio che aveva avuto proprio nelle battute iniziali del torneo. Ci fa piacere vedere questo calciatore 45enne ancora appassionato di calcio, che gioca in maniera discreta anche un torneo amatoriale. Ricordo benissimo quando nell'eccellenza giocava nel Manfredonia, diede tantissime soddisfazioni ai tifosi. Ancora calcio d'angolo per la formazione dei Mille Motivi, riprende in maniera molto adice e agile Bruno, il portiere della squadra in nero, e quindi riparte con questa rimessa in gioco che Alvaro non riesce ad agganciare. Rizzelli, Antonio, sì, per la Farmacia di Cristoforo, certo. Pallone in area di rigore, Rizzelli può trovare libero un proprio compagno di squadra, sbaglia completamente. Che peccato. Il tiro, Antonio, un po' ha peccato di egoismo, se vogliamo. Ha peccato di egoismo, Michele Rizzelli ha questi numeri, però lì devi segnare perché sei a tu per tu con il portiere. Ha cercato il gol sul secondo palo, l'ha voluta mettere nell'angolino, quindi era più semplice tirare anche rasoterra, aveva tutto lo specchio della porta aperta, e invece praticamente ha sciupato malamente una chiarissima occasione per portare in vantaggio la propria squadra. E come ti dicevo, Giovanni, è questa la tattica della Farmacia De Cristoforo, giocano sulle palle lunghe e quindi cercano di mettere in difficoltà l'avversario sui lanci lunghi, dove Michele Rizzelli sa ben giocare la palla. Sì, allora un problema tecnico che abbiamo risolto in extremis, ci scusiamo con chi ci segue da casa
e quindi abbiamo dovuto sistemare questo problema. Antonio, nel frattempo abbiamo visto un'occasione da gol molto importante per quanto concerne la formazione di Mille Motivi, anzi della formazione della Farmacia De Cristofaro. Sì Giovanni, l'avevo sottolineato, sempre con Michele Rizzelli che a tu per tu con il portiere, purtroppo la sparata alta, adesso sempre siamo con la Farmacia di Cristofano che sta attaccando, però c'è una segnalazione di fuorigioco da parte del secondo assistente, il signor Salvemini. Siamo al 22esimo, 17 secondi del primo tempo, 0-0 il risultato tra la Farmacia De Cristofaro e Mille Motivi. C'è Michele D'Ambrosio che in possesso della sfera tenta un pallone lungo per la torre, anzi per Zerulo sulla settore destro del campo, tenta di fare il cross al centro, ci riesce Mantuano, buon aggancio di Mantuano. Pallone che finisce però alto sulla traversa difesa da Bruno. 0-0 il risultato per chi ci segue da casa. Questa è Manfredonia TV per quanto riguarda il commento affidato a Giovanni Nissanti e Antonio Castriotta, parte tecnica con Andrea Colaianni che cura anche la regia. Eh sì, adesso aspettiamo che venga in qualche modo soccorso il difensore, quindi la partita è ferma, sarà ferma certamente per qualche minuto. Una partita diciamo molto tattica, anche se ha evidenziato, nonostante questo tatticismo, ha evidenziato delle buone trame di gioco. Ci sono state in effetti delle occasioni per passare in vantaggio, più che altro da parte della Farmacia De Cristofaro, che chiaramente con questa tattica attendista chiude gli spazi alla squadra Mille Motivi, e quando ha l'opportunità di portarsi in avanti, facendo riferimento poi alle giocate di Michele Rizzelli e del numero 18 Ciuffreda, cerca di mettere in seria difficoltà la retroguardia della squadra Mille Motivi. Adesso si appresta a rimettere in gioco il pallone il portiere. Giovanni, ti passo il microfono per la radio cronaca. Sì, è una partita anche un po' tirata se vogliamo. Adesso Lorenzo D'Angelo ha qualcosa da dire nei confronti del numero 8 della squadra della Farmacia De Cristofaro. Viene redarguito anche in maniera abbastanza plateale dall'arbitro, e quindi c'è anche una veemente protesta da parte del numero 14 della Farmacia De Cristofaro nei confronti di Alvaro e di Michele D'Ambrosio. C'è il calcio di punizione che sta per essere battuto in questo momento da Michele D'Ambrosio, sempre grande visione di gioco da parte di D'Ambrosio, una sberla che è stata invidiata per molti anni nei campionati di Serie C e di Serie D. Pallone a centro per Zerulo, tacco di Zerulo, fa buona guardia il calciatore Bruno, il portiere della Farmacia De Cristofaro. Ancora segnali incoraggianti vengono da questa difesa che nonostante tutto riesce a essere abbastanza arcigna per contrastare le azioni offensive della Farmacia, anzi della squadra Mille Motivi. È un nome anche abbastanza difficile questo qui che ha scelto Matteo Latorre. Pallone per Zerulo, pallone che però viene preso in maniera molto agile dal calciatore Bruno della Farmacia De Cristofaro. Questa è una squadra che vede nei suoi ranghi anche parecchi calciatori foggiani, Antonio. In primis Michele Rizzelli, c'è il numero 9, ma oltre a lui pare che ce ne siano un paio ancora. Nelle retrovie abbiamo anche un Manfredoniano doc, che è Cristiano Carbonelli, che comunque sia ancora in splendida forma e fa la differenza in difesa.
Beh, è una squadra che non è partita con il favore dei pronostici, però poi pian piano, grazie anche al lavoro saggio che è riuscito a fare mister Grasso e quindi a dare degli equilibri a questa squadra, pian piano sono riusciti ad arrivare nella partita che le compete, quindi giocarsi questa finale contro la squadra più titolata, che in questo caso è la squadra Mille Motivi, anche se tutti si aspettavano una finale tra Mille Motivi e Risparmio Casa, quindi però non sempre, diciamo, poi quelle squadre che vengono costruite con i calciatori migliori che sulla carta avrebbero poi tutti i requisiti per raggiungere il traguardo finale riescono a cogliere questo traguardo, ed è quello che è accaduto in effetti alla squadra Risparmio Casa. Vogliamo ricordare che la nostra regia molto efficiente finalmente ha messo a posto, ci ha ripristinato i microfoni con le cuffie, il ritorno delle cuffie. Io ero andato anche in uno stato di catalessi, perché quando il ritorno in cuffia è importantissimo, quando fai una telecronaca come questa, anche molto importante. Allora Antonio, ti volevo dire una cosa, ecco, attenzione, in questo momento la squadra della formazione biancorossa sta avanzando con il numero 7 D'Angelo, però il pallone finisce fuori. Ecco, chi sono stati gli elementi della squadra del Risparmio Casa, così gli elementi più importanti di questa formazione che purtroppo non è riuscita ad arrivare alla finale? Beh, diciamo, ce ne sono stati diversi, a dire la verità. C'è sul fronte offensivo, adesso Giovanni non me ne vengono i nomi, però in tutti i reparti la squadra, diciamo, era ben assemblata. Nelle retrovie c'è stato Umberto Lombardi, ma lo stesso Valerio Derrico. Attenzione. Pallone che però viene preso molto bene da Brigida. Questo Brigida è un grande calciatore amatoriale, uno di quei calciatori che non hanno mai disdegnato di giocare i tornei, di qualsiasi tipo di tornei a Manfredonia. Peccato che non ha mai avuto una grande carriera nella prima squadra sipontina. Ancora in questo momento Rizzelli, siamo al vertice dell'area di rigore, tenta di superare il proprio avversario, ci riesce molto bene. Pallone per il numero 8, che però ci lecca in maniera clamorosa il pallone, la richiuta, praticamente lascia così una grande occasione per siglare un gol. Dicevamo a proposito di Risparmio Casa che lì c'era Valerio Enrico, classe 1960-61, quindi 56 anni ed ha ancora una grande visione di gioco, caro Antonio. Una grande visione di gioco. Ricordiamo che c'è in campo anche Francesco Ciuffreda, anche se ha, diciamo, diversi chili di troppo addosso, però anche se per quel poco che ha giocato ha mostrato sempre di avere un buon piedino, diciamo, nelle aperture. Gli è stato annullato anche un gol, secondo me regolare, e quindi era una squadra certamente tra le più accreditate a disputare la finale di questo torneo, però qualcosa, ci sono state diverse defezioni e quindi diversi calciatori non hanno potuto prendere parte alla semifinale, hanno avuto la possibilità di segnare anche 4 gol nella semifinale contro la farmacia De Cristoforo, purtroppo ci sono stati dei gravissimi errori sotto porta e pertanto poi quando sbagli arriva il momento che la squadra avversaria ti punisce, come in effetti è accaduto. Sì, io poi ho visto la farmacia di Cristoforo in un paio di occasioni e in tutte e due le occasioni avevano anche gli uomini contati, quindi vederla in finale è veramente una sorpresa. Ricordo una partita che giocavano in 10 e questo fa onore a questa formazione. Nunzio Zerulo a terra, questo numero 6 della formazione della Mille Motivi, un ragazzo che ha sempre avuto numeri funambolici, io lo ricordo molto bene. Questo è un offside secondo il mio punto di vista, comunque si prosegue, l'arbitro non ritiene le condizioni per questo fuorigioco, però c'è un fallo su Sandro Salice. Dicevo, funambolico Nunzio Zerulo, un calciatore che nella Salvemini ha dato il meglio di se stesso, una grande promessa purtroppo del calcio sipontino, con un infortunio ha smesso di giocare anche precocemente. Anche Sandro Salice, arcigno difensore della Salvemini negli anni 80 e 90, compagno di squadra
di D'Arienzo, anche del presidente del Manfredonia Aslanga, una grande carriera con la formazione della Salvemini, un calciatore, una passione per il calcio che viene dalla tradizione di famiglia, perché il padre è stato anche un grande difensore del Manfredonia, Renzino Salice, nei tempi di Cappa, di Poggi, di Pagni e dell'allenatore Gai. Allora Antonio, vediamo che sul fiato la formazione biancorossa è leggermente più avvantaggiata rispetto a quella della formazione di Cristoforo, anche se la formazione di Cristoforo approfitta molto bene delle ripartenze, per cui mi sento di dire che qui siamo un po' al 50-50 ancora come condizioni di gioco. Sì, certamente sì, ritengo che sia una partita piuttosto equilibrata. È chiaro che qui devi giocare sulle palle lunghe, perché diventa poi difficile costruire azioni di gioco col movimento anche senza palla, perché ricordiamolo, questo è un torneo over 35 dove non soltanto vi sono delle condizioni climatiche non dico proibitive, ma insomma molto penalizzanti per la prestanza fisica dei calciatori, però poi ricordiamovi anche il fattore anagrafico, perché vi sono giocatori chiaramente che hanno i loro anni e pertanto non possono sostenere dei ritmi elevati. Perfetto, siamo arrivati al 33esimo e 4 secondi del primo tempo, 0-0 il risultato tra Farmaciere Cristoforo in maglia nera e Mille Motivi in maglia biancorossa della finale del torneo Over 35 che Manfredonia TV ha deciso di seguire quest'anno, anche con grande collaborazione della WISP e del presidente Orazio Falcone che ci ha supportato in questa nostra prima esperienza, e quindi anche a lui un grazie veramente sentito di cuore per dare la possibilità ai nostri amici di Manfredonia e non di assistere a uno spettacolo agonistico certamente di buon livello e anche di una discreta taratura tecnica. Per quanto concerne la formazione della biancorossa della Mille Motivi, vediamo adesso il portiere Valente che sta tentando di rimettere in gioco il pallone che finisce però sui piedi di Sandro Salici, che fa uno sbilenco rilancio per il proprio compagno di squadra Zero. Lo riprende ancora la formazione in maglia nera, c'è un fallo che però viene ravvisato dall'arbitro nei confronti di Brigida, credo che sia Brigida l'uomo a terra da parte di Nunzio Zerbo, per cui si riprenderà il gioco con questa punizione che dovrà essere battuta dalla squadra in maglia nera. Polemiche tra il numero 4 Mantuano e l'arbitro, però vediamo che c'è un clima di correttezza reciproca e questo ci fa molto piacere, perché vuol dire che le due squadre hanno veramente voglia di giocare, di divertirsi e non cadere nel tono polemico che certamente non fa bene allo spettacolo. Antonio, in questo torneo over 35 tu hai assistito a gare in cui c'è stata anche qualche violenza verbale tra i calciatori, o se vogliamo l'agonismo è stato sopraffatto dal rispetto reciproco in quasi tutte le partite? No, diverse volte siamo andati anche fuori dalle righe, cioè ci sono stati dei comportamenti che nulla avevano a che fare con la sportività che dovrebbe contraddistinguere questo sport. Però purtroppo il calcio è fatto anche di questo, non dovrebbe accadere, molti ne approfittano perché sono praticamente fuori gioco. Ecco, c'è una posizione nettissima di fuorigioco, ben segnalata da Luciano Papagna. Dicevo, molti calciatori ne approfittano consapevoli del fatto di disputare un torneo over 35, quindi che si inizia e si conclude nell'arco di un mese, perché io che ho arbitrato per tanti anni, ci può essere la protesta, ci può essere il fallo che richiede il provvedimento sanzionatorio, però se è un torneo FIGC dove i calciatori ambiscono a far carriera, difficilmente poi si assumono dei comportamenti che vanno fin troppo oltre le righe. Invece qui a volte si alzano le mani, ci sono delle offese gratuite e altro, quindi a volte si assiste anche a delle caciare che sono assolutamente
ingiustificabili. Ecco, sarebbe opportuno che per esempio l'anno prossimo le squadre che si iscrivono al prossimo campionato dovrebbero, la WISP dovrebbe chiedere di non far giocare questi personaggi che magari danneggiano all'immagine anche del torneo stesso. Beh, sarebbe una soluzione auspicabile, anche se non è affatto semplice, perché sai, dopo che si crea del malumore, piuttosto praticamente si dovrebbe essere più sanzionatori nei confronti di chi invece non intende rispettare le regole del gioco, che sono regole, diciamo, ben precise. Dopo di tutto questo è un torneo certamente tra amici, quindi tutti quanti tra di loro si conoscono. È vero che poi l'agonismo ti porta a concentrarti sulla prestazione sportiva, però è anche vero che determinate proteste veementi, specie nei confronti della terna arbitrale, che ricordiamolo fa un lavoro difficile, perché non è semplice comunque giudicare in una frazione di secondo, e a volte invece si va veramente fuori dalle righe per un nulla, e quindi ci dovrebbe essere più calma da parte dei calciatori, più sostegno al lavoro della terna arbitrale e più rispetto reciproco tra i calciatori stessi. Vediamo sul pallone al 37esimo e 40 secondi D'Angelo, che sta cercando di allontanare la barriera dal pallone. Vogliamo ricordare che nel giro di due minuti sono stati ammoniti due calciatori della formazione della Mille Motivi, e cioè Sandro Salice e Nunzio Zerulo, e adesso si riprende con il catalano sulla destra per Mantuano. Molto vivaci questi due calciatori della formazione dei Mille Motivi, si dà anche un aiuto con la mano il numero 5 della formazione di Cristoforo Colavita. Pallone finisce in fallo laterale per Sandro Salice, il quale ancora passa a Michele D'Ambrosio. Michele D'Ambrosio, lancio lungo per Catalano, ci aspettiamo una sua incursione in area di rigore, invece pallone che viene deviato dal numero 3 della farmacia De Cristofaro in calcio d'angolo, anzi no, non c'è nessuna deviazione, si riprende con la rimessa in gioco da parte del portiere Bruno. Voglio ricordare, Antonio, che tra gli arbitri di questa partita c'è anche un buon arbitro che ha avuto anche una discreta esperienza, cioè Luciano Papagna, che arbitra nel calcio a 5, se non sbaglio. Sì, Luciano Papagna è stato un ottimo arbitro, ricordiamolo che è soltanto da un paio d'anni che Luciano Papagna si è dedicato al calcio a 5, ma la carriera si è quasi completamente svolta nei campionati regionali, e quindi per tanti anni ha anche arbitrato il campionato regionale di eccellenza pugliese, e quindi ha maturato una significativa esperienza in FIGC, in questi campionati, e pertanto si può certamente dire che è un arbitro affidabile ed è anche un assistente molto affidabile. Sì, molto bravo e preciso. Sto vedendo con piacere come registra la difesa Michele D'Ambrosio, sembra quasi una difesa di professionisti, perché prima l'azione che abbiamo visto qualche minuto fa della farmacia di Grasso, farmacia De Cristofaro, scusate, di Mister Grasso, allenato da Mister Grasso, ha fatto buona guardia nei confronti di Valente e sembrava proprio un'azione degna di una formazione di categoria superiore. Passaggio all'indietro di Sandro Salice per il portiere Valente. Michele D'Ambrosio, pallone sulla sinistra per il numero 2 Cotrufo, c'è un fallo su Cotrufo, l'arbitro se ne avvede, si dovrebbe riprendere con un calcio di punizione a favore della formazione biancorossa, con Cotrufo che sta a terra. Anche Cotrufo una discreta esperienza come calciatore. Intanto vediamo che la Torre Giuseppe si è ripreso dall'infortunio, e questo ci fa molto piacere. Anche Gino Iacovello si improvvisa massaggiatore e sta aiutando i propri compagni di squadra a smaltire qualche crampo in più, mentre vediamo ancora a terra il calciatore della Mille Motivi, il numero 2 Cotrufo, che si rialza finalmente, quindi si dovrebbe riprendere il gioco con questa punizione che sta per essere battuta da Michele D'Ambrosio.
Michele D'Ambrosio, è inutile ricordarlo, grande carriera in Serie C, nel Marcianise, nel Caserta, ha chiuso nel Manfredonia e nel Foggia. È stato veramente un grande Michele del calcio sipontino. Allora chiedo venia, vengo smentito in maniera clamorosa. 40 minuti dura il tempo e quindi finisce il primo tempo tra la squadra della Farmacia di Cristofaro e la squadra di Mille Motive in maglia biancorossa, Farmacia di Cristofaro in maglia nera. Ricordiamo, il risultato è fermo sullo 0-0, buone occasioni per tutte e due le squadre. Antonio, a chi dai una vittoria ai punti in questo primo tempo? Ma se devo essere sincero, la vittoria ai punti al primo tempo la darei certamente alla Farmacia di Cristofaro, perché si è resa a mio avviso più pericolosa, ha avuto delle chiare ed evidenti opportunità per portarsi in vantaggio e ha malamente sprecato. Però detto questo, ai punti ma di poco, cioè dall'altra la partita è apparsa veramente molto equilibrata e certamente anche Mille Motivi la sto vedendo un po' sottotono rispetto alle prestazioni che avevano preceduto questa finale, però credo che il secondo tempo certamente il mister D'Arienzo darà la scossa ai propri calciatori e vedremo se in effetti cambierà un po' il volto a questa squadra, la renderà un po' più dinamica per cercare di creare delle occasioni più evidenti per portare in vantaggio la propria squadra. Fermo restando che certamente mister Grasso non è uno sprovveduto, sa, anche lui saprà prendere le contromisure e non è affatto semplice giocare contro la Farmacia di Cristofaro, perché lo ha dimostrato davanti a dei calciatori che riescono a saltare l'uomo anche in area di rigore, a creare la superiorità e a poter portare in vantaggio la propria squadra. Perfetto, un'ottima disamina quella di Antonio Castellotta, che con il sottoscritto Giovanni Nissanti sta commentando questa finale, regia di Andrea Colaianni. Noi ci fermiamo tra il primo e il secondo tempo, fra qualche minuto riprenderemo la nostra telecronaca dallo stadio Miramare per la finale del torneo Over 35 WISP a Manfredonia.